Per presentare la seconda anteprima, un'anteprima bolognese di un bellissimo spettacolo che è stato messo in scena alcuni mesi fa a Cento. E in questi momenti è assolutamente significativo proporre uno spettacolo e un progetto di questo genere. Adesso infatti parte dalla sensibilità di due artisti italiani che partendo da un elemento forte della tradizione arabo-islamica, ossia l'importanza dei nomi di Dio nella tradizione religiosa, hanno uno scritto 99 poesie, ognuno per rispettivi attributi di Dio in questa tradizione, e la pittrice a distanza di pochi mesi, lei in Egitto e lui in Marocco, ha realizzato 99 quadri ispirati appunto a queste poesie, e ogni quadro ha come base il nome in calligrafia araba del nome di Dio, del relativo attributo, e un'interpretazione grafica pittorica della poesia. È significativo questo tipo di sintesi, cioè partendo da un elemento arabo-islamico, due artisti, uno musulmano e due artisti, entrambi musulmani italiani, hanno sintetizzato con la loro sensibilità occidentale elementi della cultura araba. In questo momento credo che un progetto di questo genere sia molto significativo, proprio per dar conto di come sia possibile conciliare queste due culture nel momento in cui, in ragione di vari fatti anche molto drammatici, si inizia a dubitare che la cultura arabo-islamica possa integrarsi a pieno titolo in quella europea. I ragazzi sono artisti professionisti, attori e musicisti, quindi credo che la realizzazione e la riuscita di questo progetto risponderà pienamente alle intenzioni degli artisti e del sottoscritto che l'hanno pensato alcuni mesi or sono. Lascio lo spazio alla parola, alla musica e alle immagini di questo progetto. I nomi di Allah. Gloria a Lui, l'Altissimo. Allah dice nel Santo Corano: ad Allah appartengono i nomi più belli, invocatelo con quelli. Abu Huraira riferì che il profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui, disse: Allah ha 99 nomi, 100 meno 1. Tutti coloro che li riterranno nella memoria entreranno in paradiso. Allah, colui al di fuori del quale non c'è altro Dio. Leggilo nel creato il nome suo, nello scorrere del fiume, nella luna che culmina ogni mese per tramontare e poi risorgere, finché lui darà tempo al mondo. Ar-Rahman, il compassionevole. Fatti più in là, disse la morte alla vita, che il tempo tuo hai fatto ed ora l'opera mia inizia. Sei giustizia imparziale, rispose. Ma il nostro Signore è Ar-Rahman, il compassionevole. Ar-Rahim, il misericordioso. Bada, non lasciare che il pessimismo prenda il sopravvento. Tieni nel cuore e sulle labbra il nome del Rahim, il più misericordioso dei misericordiosi. El Melik, il re, spazia il suo trono sui cieli e sulla terra. Egli è il sovrano che non ha bisogno di armati, di servi e di ministri. Egli di tutti i re e il Melik, il re. Al-Quddus, il santo. Ogni giorno la cronaca vive di miseria e umano orrore. Ce li impone, ce li butta addosso e non c'è modo di restarne indenni. Solo il tuo Signore è Al-Quddus, il santo. Assalam, la pace. Lacrime d'amore, come chicchi in un campo di grano. Sospiri, come granelli di sabbia nel Sahara e mille pezzi di cuore da ricucire. Ya salam. Allah.
Al-Mu'min, il fedele. Non è una scelta la fede, è forza irresistibile che discende dal tuo Signore, ma solo l'accoglie il cuore capace di incanto e di fierezza. Egli è Al-Mu'min, il fedele. El-Muhaimin, il custode. Guardati attorno e ammira la bellezza. Colui che l'ha voluta, creata e la mantiene, ti è vicino. Ricordalo. Egli è El-Muhaimin, il custode. Al-Aziz, l'eccelso. Nebbia di calore che il vento troppo debole non riesce a diradare. È l'immagine dell'estenuazione. Così il paziente rallenta, preservando le forze. Egli è Al-Aziz, l'eccelso. Al-Jabbar, colui che costringe al suo volere. La terra può cessare il suo moto, e il sole non più sorgere e calare, l'acqua non bagnare, il fuoco non più bruciare. Il tuo Signore è Al-Jabbar, colui che costringe al suo volere. Al-Mutakabbir, colui che è cosciente della sua grandezza. Lo sforzo del pensiero e dell'azione ricade greve sull'anima, colmandola di ansia e spossatezza. Sii compassionevole, solo lui è Al-Mutakabbir, colui che è cosciente della propria grandezza. El-Halik, il creatore. Arte divina si esprime nei mille quadri che la creazione espone ogni giorno e in ogni luogo, senza che l'autore ne senta fatica o tedio. Allah, El-Halik, il creatore. El-Beri, colui che dà inizio a tutte le cose. Resiste la neve sulle cime, guardando il suo futuro nel fiume limaccioso. Ed ogni stato ha un tempo ed una forma. Egli è Al-Beri, colui che dà inizio a tutte le cose. Al-Musawwir, colui che dà forma a tutte le cose. Nebbia sul mare confonde acqua e cielo in un unico ovattato scenario. Trattiene il fiato, la scogliera, fino a riapparire. Egli è Al-Musawwir, colui che dà forma a tutte le cose. Al-Ghaffar, colui che tutto assolve. Non c'è colpa o peccato che egli non sappia assolvere e perdonare. La sua clemenza è immensamente più grande di tutta l'umana debolezza. Allah è Al-Ghaffar, colui che tutto assolve. Al-Qahhar, il dominatore supremo, colui che prevale. Non è saggio chi solo accetta la volontà di Allah, ma chi accettandola la condivide. Questi è saggio e sereno, il tuo Signore è Al-Qahhar, il dominatore supremo. Al-Wahhab, il munifico. Incoronate di nuvole, lucenti montagne marine assistono al tramonto, ogni volta stupite e grate di tanta bellezza rinnovata. Egli è Al-Wahhab, il munifico. Ar-Razzaq, colui che provvede, il sostentatore. Muoio, disse il fiore, staccato dal ramo, volando via nel vento. Stai certo, lo consolò un uccello. Saranno frutti e semi benedetti. Egli è Ar-Razzaq.
Al-Fattah, il conquistatore, colui che apre. Non c'è vittoria terrena che non porti con sé un po' di amaro, un sapore di sangue o di umiliazione. Egli è colui che apre e conquista i cuori. Egli è Al-Fattah, il conquistatore. Al-Alim, il sapiente. Dissero gli angeli: gloria a te, non conosciamo se non quel che tu ci hai insegnato. In verità, tu sei saggio e sapiente. Egli è Al-Alim, il sapiente. Al-Kabid, colui che afferra. Nel primo vero giorno d'estate, tutta la bellezza di una stagione e tutta l'impudicizia dei tempi. Allah, Al-Kabid, colui che afferra. Al-Basit, colui che apre la mano, che lascia la presa. Un dattero verde disse alla palma: lasciami andare, che voglio cadere. Rispose: aspetta, quando sarai dolce, volerai. Egli è Al-Basit, colui che apre la mano. Al-Khafid, colui che diminuisce. Brucia nel cuore e sulla pelle la febbre del disagio. Nulla brucia di più dell'orgoglio l'anima del credente. Allah, Al-Khafid, colui che diminuisce. Ar-Rafi, colui che eleva. Sorge la luna da un orizzonte fittizio di nuvole basse e la sera si illumina della pienezza. È il segno di colui che eleva. Egli è Ar-Rafi, colui che eleva. Al-Muis, colui che dà la potenza. Nulla come l'orgoglio fa sì che il cuore si discosti dal suo Signore. Quando la testa si abbassa, umile, lo spirito si innalza. Egli è Al-Muhmiz, colui che dà potenza. Al-Muthil, colui che umilia. Quale ansia maggiore dell'amore negato dalla paura? È come una farfalla senza ali che si strugge alla vista del fiore e non può goderne. Allah, Al-Muthil, colui che umilia. As-Sami, l'audiente, colui che tutto ascolta. Rivolgi a lui la tua supplica senza gridarla. Non c'è lamento piccolo nel creato che egli non ascolti. Di ogni creatura conosce la voce e il pianto. Allah, As-Sami, colui che tutto ascolta. Al-Basir, colui che tutto osserva. Si espande l'universo e i corpi celesti disegnano identiche orbite mentre i continenti derivano incuranti delle storie degli uomini. Egli è Al-Basir, colui che tutto osserva. Al-Hakam, il giudice, l'arbitro. Nessun giudizio o terreno arbitrato persiste nel tempo e nello spazio. Cambiano le leggi degli uomini e le sentenze si contraddicono. Al-Hakam è certezza. El-Hadil, il giusto. La stretta al cuore di fronte all'ingiustizia è segno di un cuore vivo e generoso, ma non ti illudere. La giustizia non è di questa vita. Allah, El-Hadil, il giusto. Al-Latif, il sottile, il perspicace, il mitigatore. Ma quanta pena può contenere un cuore? Quanta pena. E quanta ansia può comprimersi in un petto? Tanta quanta se ne può procurare una mente onesta e scriteriata. Ya Latif, il sottile. El Habir, il bene informato. Neanche il petalo del fiore più comune vive la vita sua senza una crisi.
Non ti sforzare dunque di nascondergli la tua pena e il tuo imbarazzo. Egli è El Habir, il ben informato. Al Halim, il tenero. Gli ho espresso il mio cruccio e ho posto in lui la mia speranza. È colui che non delude e che solleva i cuori dalle pene. Allah e Al Halim, il tenero. El Azim, il sublime, l'immenso. Quante lacrime, Palestina, dovranno piangere occhi di donna. Quanti figli, fratelli, dovranno portare spalle di uomini. Solo El Azim potrà ripagare tanto dolore. Al Ghafur, il perdonatore. Peggio della colpa, solo il rancore. Non t'aspettare perdono vero da chi non è magnanimo. Allah è colui che non ha acrimonia. Egli è Al-Ghafur, il perdonatore. E Shakur, il riconoscente. Proclama senza paura la tua fede. A lui appartiene tutto ciò di cui gli uomini dispongono. Nessuno ti potrà dare più di lui. Egli è El Shakur, il riconoscente. Al Ali, l'altissimo. Picchi successivi, grafiche rappresentazioni di alterni destini, misurano euforie e disastri, speranze e tragedie. Egli è sempre al sommo. Al-Ali, l'altissimo. El Gabir, il grande. Ogni prova è un'emozione e per ognuna di loro una fatica del cuore. Solo non l'avverte il tronfio, che di sé pieno non teme. El Gabir, il grande. El Hafiz, il custode. Fidarsi è affidarsi. E allora chi meglio che Al Hafiz, il custode? El Mukit, colui che vigila. Vedessi quanto è chiara la notte questa notte. Pare che parli ai cuori degli affranti e dica: il vostro signore è Al Mukit. Non disperate mai, o sofferenti. Al Hasib, colui che chiede i conti. Debiti morali o di denaro, promesse mai mantenute, giuramenti disattesi, finché scorre l'illusione del tempo, cerca il modo di saldarli. Allah è Al-Hasib, colui che chiede i conti. El Jalil, il maestoso. Silenzio, infine, ronza nella mente stanca. Bruciano gli occhi di scrittura stanchi. Solo il mare là sotto ricorda il nome suo e non si lassa. Egli è El Jalil, il maestoso. Al Karim, il generoso, il nobile. E non si inganni il servo che non si compiace di quel che gli ha dato il suo signore. Egli è Al Karim, il generoso. Ar-Rakib, colui che veglia. Notte di lavoro ancora una volta, mentre fuori la città si è quasi spenta. E questo elettronico ronzio che racconta incessante storie orribili e banali. Egli è Ar-Rakib, colui che veglia. Al-Mujib,
colui che risponde. Egli è colui che ti è più vicino di quanto tu lo sia a te stesso. Ogni cieca disperazione è dunque ingrata miscredenza. Il tuo Signore è Al-Mujib, colui che risponde. El-Wasia, colui che è largo nel contenere e nel dare. Anela il petto, a quanto di più grande lo ha sfiorato. Lo spirito dell'Eterno lo ha pervaso e un rosso muscolo in cuore ha trasformato. Egli è El-Wasia, colui che è largo nel contenere e nel dare. Al-Hakim, il saggio. Saggezza è vivere senza procurare e procurarsi inutile dolore. Ma quanta pena macinata e quante lacrime colate per spremerne un'oncia. Allah, Al-Hakim, il saggio. Al-Wadud, l'amorevole. Ricorda che sei amato dall'amorevole, colui che t'ama per quel che sei, che ti conosce nel tuo profondo, eppur continua ad amarti e ti rasserena. Egli è Al-Wadud, l'amorevole. Al-Majid, l'illustre. Campi di girasole monotonamente orientati è l'immagine del conformismo. Basta una nuvola a destabilizzarli. Egli è colui che non si eclista, Al-Majid, l'illustre. El-Baith, colui che resuscita. Egli è colui che dal vivo trae il morto e dal morto trae il vivo. A lui appartiene l'istante e l'ora. Egli è Al-Baith, colui che resuscita. Ash-Shahid, il testimone. Non ti affannare a chiedere giustizia agli ingiusti e non caricare di risentimento il tuo cuore. Colui che giudica
è testimone di ogni cosa. Egli è Ash-Shahid, il testimone. El Haq, il vero, la verità. Su opposte sponde stanno l'inganno e la ragione. Ad ogni guizzo impone la coscienza un'attenzione. Ad ogni felice intuizione una serena riflessione. Egli è El Haq, il vero, la verità. Al-Wakil, il garante, colui che protegge. Umidità dal mare e grida di gabbiani, altro non sente il corpo stanco. I sensi obnubinati da troppo peso, quando anche la mente cede, mi basta Al-Wakil, il garante. El-Kawi, il forte. Sotto la pena cova la volontà, come brace sotto la cenere del dolore. Non stupisca il credente vederla ravvivare per un soffio forte di speranza. Alla Kawi, il forte. Al-Matin, l'irremovibile. Non c'è che la notte a farti desiderare la vitalità del giorno, e il giorno a farti bramare il respiro riposante della notte. Solo il tuo Signore è Al-Matin, l'irremovibile. Al-Wali, il patrono. Gira la vite con sforzo e fatica, aprendosi una via nel legno. La ferita è compensata dalla funzionalità aggiunta. Solo Al-Wali crea senza dolore. Subhana. Al-Hamid, il degno di lode. Vento da levante agita le alte palme, alza le creste d'onde. Si svuota di ogni incertezza l'anima che si riempie di lui. Egli è Al-Hamid, il degno di lode. El-Muhsi, colui che tiene il conto di tutte le cose. Entropica potenza esprime il motore spostando pesi e corpi nello spazio. Per ogni lavoro compiuto, spreco, scoria e inquinamento. Allah è Al-Muhsi, colui che tiene il conto di tutte le cose. Al-Mubdi, colui che palesa. Non c'è colore vivo come quello bagnato. Solo dopo il pianto sono profondi gli occhi, sempre sincero lo sguardo. Il tuo Signore è Al-Mubdi, colui che palesa. El-Muhid, colui al quale ogni cosa ritorna. Consolazione, speranza e verità ultima della vita terrena. Apparteniamo ad Allah e ad Allah torniamo. Egli è El-Muhid, colui al quale ogni cosa ritorna. El-Muahi, El-Mumit, colui che dà la vita, colui che dà la morte. Quanto vale una rosa che ancora ieri era bocciolo, domani sarà greve e pendula su foglie avvizzite? Vale il tempo che è stata bellezza. Egli è El-Muahi, El-Mumit, colui che dà la vita, colui che dà la morte. El-Hayy, il vivente. Faceva tardi fino al mattino presto, lottando strenuo contro il sonno ed il buon senso per non perdere del tempo ogni fugace occasione di vita. Egli è El-Hayy, il vivente. Al-Qayyum, colui che sussiste per se stesso e per il quale tutto sussiste. Basta una lama di luce ad annullare il buio, un lontano vociare a corrompere il silenzio. Non ha creato assoluti Al-Qayyum,
colui che sussiste per se stesso. El Wajid. L'esistente. La sua esistenza è la speranza del creato. Nulla è e continua ad essere al di fuori della sua volontà. E ogni vita gli è debitrice. Egli è El Wajid, l'esistente. El Majid. Il glorioso. Anche la gloria terrena più pura, quella del sacrificio di sé per il bene, non è che pallida ombra di fronte alla sua. Egli è al Majid, il glorioso. El Wahid. L'uno. A volte si sentiva come un puzzle di mille frammenti diversi, sempre cercando la completezza, dai noti bordi iniziando e tendendo al centro. Allah, El Wahid, l'uno. Al Ahad, Al Fard, l'unico. È vero, il mare loda il suo Signore. Esso non dorme mai. E i suoni delle sue onde diseguali sono invocazioni a colui che è Ahad al-Fard, l'unico. As-Samad. L'assoluto. L'eterno. L'impenetrabile. Colui verso il quale tendono tutte le creature. Circondarsi di aria e di ironia e del saggio, sì che delle cose lo raggiunga l'ombra e l'odore e mai la massa o il peso. Solo il tuo Signore è l'impenetrabile. Al-Qadir. Il potente. Non c'è forza né potenza se non in Allah. Quando ti senti forte, ringrazia Allah e temilo. Allah, Al-Qadir, il potente. El Muqtadir. L'onnipotente. Il coraggio e la paura del male e l'orrore dell'ingiustizia e asciugare le lacrime e andare avanti e fare il bene e confidare nel Muqtadir, l'onnipotente. Al-Muqaddim. Colui che fa avanzare. Esserci sempre e comunque, senza perdersi d'animo e senza perdere lucidità e visione. Ogni prova ha in sé un insegnamento e un compenso. Egli è Al-Muqaddim, colui che fa avanzare. Al-Muhakkir. Colui che fa ritardare. Il prima e il dopo hanno origine nel presente, dentro la consapevolezza del momento, il pensiero dell'inevitabile e la speranza nel Muhakkir, colui che fa ritardare. Al-Awwal. El-Hakir. Il primo. L'ultimo. È prima del tempo creatura sua. È prima del creato opera sua. Non c'è alcunché che lo precorra e non c'è nulla oltre lui. Egli è Al-Awwal. El-Hakir. Il primo. L'ultimo. Ad-Dair. Colui che appare. Ci sono giorni in cui tra sensi e cuore non si frappone ostacolo e distanza. Sono quelli in cui gusti il colore di una rosa e ascolti il cielo. Egli è Ad-Dair, colui che appare. Al-Batin. Colui che si nasconde. Rifugiarsi nel Signore e guardare il destino diritto negli occhi con serena determinazione e capacità di stupirsi. La fede è incantamento. Allah è al-Batin, colui che appare.
colui che si nasconde. Eluali. L'alleato. Il protettore. Ci sono notti leggere che finiscono all'alba, altre più scure che rimangono in cuore, che il mattino non può dissipare. Non lottare da solo, egli è Eluali, il protettore. Al-Muta'ali. Colui che è cosciente di essere l'Altissimo. Altre parole, piane, eppure alte di senso e pathos, senza piaggeria e doppiezza. Non temere la palude. Allah è Al-Muta'ali, colui che è cosciente di essere l'Altissimo. El-Bar. Il caritatevole. Quando ti sembra che non ci sia più una buona ragione per amare, ricordati dell'amore di Allah e ritrova la voglia di farlo in Lui e per Lui. Egli è El Bar, il caritatevole. At-Tawwab. Che riceve il pentimento. Tra Sob e Suruk discute il sole con la notte. Quanto peccato e scandalo oggi sotto i miei raggi. Meglio non sorgere. Non ti sottrarre, risponde. Egli è Tawwab, colui che riceve il pentimento. El-Muntakim. Colui che si vendica. Sordidi interessi agitano gli animi meschini inferocendoli. Chi li proteggerà dal pianto degli oppressi? Egli è El-Muntakim, colui che si vendica. Al-Hafu. Colui che tutto rimette. Ogni bellezza del creato è ricordo di te, mio Signore. La luce del tuo volto illuminerà il mio, per la tua misericordia e la tua promessa. Anta Al-Hafu, colui che tutto rimette. Ar-Rauf. Il dolcissimo. È come specchio della crescente. Il mare stanotte la risacca lenta. Non ne inficia la calma. Eppur si turba l'animo incerto appena la luna si vela. Ya Rauf, il dolcissimo. Malik al-Mulk. Il padrone del regno. Svettano sulle colline alberi, antenne e campanili. Solo le sue creature lo adorano, ondeggiando umili al vento. Allah, Malik al-Mulk, il padrone del regno. Dul Jawali wal-Ikram. Colui che è colmo di maestà e magnificenza. Miracolo puntuale, ogni mattino l'immagine del mare si forma sulla retina e conforta il cuore smarrito. Allah, Dul Jawali wal-Ikram. Colui che è colmo di maestà e magnificenza. Al-Muqsit. Colui che giudica la bilancia. Di giorno in giorno la corsa ineguale del tempo ci conduce inesorabile al nostro più importante appuntamento, quello a cui non potremo mancare. Allah Al-Muqsit, colui che giudica la bilancia. El-Jamir. Colui che riunisce. Non c'è Islam senza comunità, disse il profeta. Ma chi mai ha potuto riunire mille lingue, fogge e razze? Il tuo Signore è Al-Jamir, colui che riunisce. Al-Ghani. Colui che è abbondante in ogni cosa. Entra in profondo nel petto oppresso il respiro salmastro e lo conforta. Ogni onda ne regala un soffio. Il vento lo raccoglie e lo diffonde. Allah è Al-Ghani, colui che è abbondante in ogni cosa.
El Muhni, colui che procura l'abbondanza. Sano è l'uomo che si accontenta, disse il saggio. Tu parli di pane e sensi, disse il fakir. Io del mio signore non mi sazio. Solo Allah e al Muhni, colui che procura l'abbondanza. Almania, colui che impedisce. Dobbiamo credere in quello che dovrebbe essere e perseguirlo finché non lo diventi, o non ci impedisca infine. Almania, colui che impedisce. Adar, colui che nuoce. Stravolge il temporale e il cielo già sereno. Con troppa pioggia e fulmini si scarica su viventi e inanimati. Implora la misericordia. Egli è Adar, colui che nuoce. Annafia, colui che guadagna. Che procura il guadagno. Non c'è umana impresa o fatica che sia al riparo dal fallimento. Solo lo sforzo a lui rivolto procura sempre guadagno e pace. Allah Annafia, colui che guadagna. An-Nur, la luce. Veste la notte, il creato di una coltre umida e greve. Non c'è spazio, angusto, immenso che non riempia di sé fino al mattino. Solo il tuo Signore è sempre Nur, la luce. Al-Hadi, colui che guida. Ha fatto scendere la guida e suscitato colui che l'ha applicata. Di ogni azione e sentimento ci ha dato il senso e il fine. Allah Al-Hadi, colui che guida. El-Badir, colui che crea perfettamente ogni cosa. Non sboccia inutilmente neanche il fiorellino più insignificante. Ad ogni creatura Allah ha assegnato uno scopo e una misericordia. Allah è Al-Badi, colui che crea perfettamente ogni cosa. Al-Baki, l'Eterno. Passa anche la rosa più bella e il profumo cede al fetore. La farfalla che l'amava è durata ancora di meno. Ogni cosa ha rovina e termine. Egli è Al-Baki, l'Eterno. El-Warith, colui che è l'erede di tutto. Siamo come viaggiatori che trovano un albero e alla cui ombra si riposano. Non potremo portare con noi né la fronda né la sua ombra. Allah è Al-Warith, colui che è l'erede di tutto. Ar-Rashid, il ben guidato da se stesso e che guida. Non c'è delusione se non c'è stata illusione, ma solo si preserva chi ha il cuore saldo e la speranza ben riposta. Allah guida e non delude. Egli è Ar-Rashid, il ben guidato. As-Sabur, il paziente. Pazienta, che la tua perseveranza nel bene è in Dio. Egli sta con i pazienti e perseveranti e in sua compagnia non soffrirai delusione o inganno. Allah, Sabur, il paziente. Questo spettacolo lo dedichiamo a
tutte le vittime di tutte le assurde guerre che sconvolgono il nostro pianeta. Con amore e devozione crediamo e chiediamo dialogo tra le genti. Solo con il dialogo possiamo ipotizzare la speranza in un mondo di pace.